Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. L'Istat, nuovo record del tasso di disoccupazione in Italia. Governo Renzi, non mi faccio chiudere nei palazzi. Oggi il viaggio del Premier in Sicilia, Calabria e Campania. 3 morti sospette, l'AIFA blocca il vaccino anti-influenzale. Nuovi allarmanti dati sul tasso di disoccupazione nel nostro paese. Si tratta del massimo storico, 13,2% a ottobre, tra i giovani è al 43,3%. Le persone senza lavoro sono cresciute di 286.000 nell'arco di 12 mesi. I disoccupati tra i 15 e i 24 anni sono 708.000. L'Italia ha tanti problemi, ma anche tante storie bellissime. Non mi faccio chiudere nei palazzi e vado ad ascoltarle, come sempre. Così il Premier Matteo Renzi, oggi in Sicilia, Calabria e Campania, per incontrare le varie realtà imprenditoriali del Meridione. Tornando sull'alto astensionismo alle regionali, il Presidente del Consiglio sottolinea il problema del distacco tra i cittadini e la politica è in cima alle mie preoccupazioni. 3 morti sospette dopo 48 ore dalla vaccinazione anti-influenzale. Scatta l'allarme, l'Agenzia Italiana del Farmaco dispone immediatamente il divieto di utilizzo per 2 lotti del vaccino anti-influenzale Fluad. Complessivamente sono stati 4 quelli che l'AIFA definisce eventi avversi gravi o fatali, avvenuti appunto in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi provenienti da 2 lotti del vaccino. Viaggio in Turchia per Papa Francesco, il 6° all'estero del suo pontificato, 3 giorni dedicati soprattutto alla promozione della pace e del dialogo interreligioso. Ad Ankara per Papa Bergoglio incontri istituzionali e poi a Istanbul per quelli religiosi con la Chiesa Ortodossa di Costantinopoli e con la comunità islamica nella celebre Moschea Blu. Il maltempo sta avvolgendo ora dopo ora il nostro paese. Il ciclone Medea sta infatti investendo le regioni italiane, portando piogge e violenti rovesci su tutta l'Italia. Già ieri il ciclone ha causato nubifragi sul Lazio e in Liguria. Oggi ancora piogge in Piemonte, Liguria, coste toscane e in maniera più sparsa sul resto del nord. Dopo la qualificazione ai 16esimi di Europa League di Napoli e Fiorentina è arrivata anche quella dell'Inter di Roberto Mancini, che trova la vittoria a San Siro per 2-1 sul Dnipro. Qualificazione rinviata invece per il Torino di Ventura, che a 3 giorni dal derby con la Juventus sbatte contro il muro del Bruges, non riuscendo ad andare oltre lo 0-0.